c'è gente che dice che non ho sfiga, no? Mi si è bloccato il programma proprio mentre entravo nel livello, vabbè. Speriamo che mi faccia rivedere il filmato, perché... Vai, speriamo bene. Non mi sconfiggi. Merda. Vabbè, facciamo senza filmato. Posso vedere cosa fa la scimmia, guarda? No, se una merda. C'è anche il pene di fuori, che schifo. No, ma che sfiga, non posso. Che schifo, dal capezzo lì. Ah, ho capito, dai, foto in ninja. No, come sono sfigato assurdo. Cazzo, mi sono bloccato il programma mentre c'era il tizio qua che c'era il filmato. Porca puttana. Vabbè, succede. Cercherò di risolvere in qualche modo. Se avrò risolto in qualche modo vi farò vedere. Ah, ti colpisco il culo, ti piace, vero? Sa che gli piace. Mi è ninja t'attaccando, bastardo. Bastardo. È un maschio o una femmina? Ah, Scia del cazzo! No, sembra Rosario Muniz. È Rosario Muniz, sta scimmia. Sei mia! Scimmia di merda! L'ho catturata dal buco del culo, proprio. Spero che non si blocchi più il programma, va. Mi ha rotto le palle questa cosa. Ho durato un decimo della scimmia blu. E dopo che ci sono più satellite, vedete il prossimo filmato. Sì, magnifico! La scimmia gialla! Com'è possibile? Tamoki! Tamoki! Questo posto è uno zoo! Rosa, mi ricevi? Sì, che c'è, Spectre? Gli umani hanno catturato la scimmia gialla! Cosa? Hanno preso Palla di Lardo? Voglio dire, la scimmia gialla! È incredibile! Ha avuto quello che si meritava per aver cercato di mettermi in ombra! Quell'impertinente! Se dovessi rivedere la sua disgustosa faccia, la farei fuori! Rosa! Ascolta, questo è un ordine. Devi fermare quei mocciosi ad ogni costo. Oh, non posso! Ho la prova generale di un grande show! Chi credi che comandi qui? Questo è un ordine! No, comunque il prescriptore è doppiato bene, semplicemente. Meglio del primo sicuramente, ovviamente. Io continuerò a sviluppare nuove identità. È divertente. Bene, divertiti. La scimmia gialla ha un fisico davvero strano. Interessante quella cosa che dici tu. Salviamo. Creatura di palle. Ma vediamo se c'è modo per vedere i filmati. Che io non mi ricordo sta cosa. Speriamo di sì, perché se no. Vediamo, Sì. Video, vediamo un po' se si possono vedere i filmati già visti. Che non mi ricordo più. Pubblicità. Vabbè, sentite così. Facciamo così, facciamo in questo modo qua. E il filmato non lo vedrà nessuno per ora. Però, dicevo. Però non lo vede nessuno il filmato, no? Però poi farò in modo che. Troverò il modo di vederlo. Satoru. Sì, so già come si chiama. Satoru si chiama. Vabbè.
E cercherò di farlo vedere semmai alla fine, quando si sa, saranno tipo sbloccabili i filmati, se saranno sbloccabili. Perché non c'è altro modo, ovviamente si blocca il programma nei momenti proprio più importanti, che autore di coglioni. Vabbè. Che figata sto posto. Mi ricordo Mulan sto posto. Oppure quel posto là delle foglie dell'imperatore della PlayStation 1. Sì, sono proprio in vena di ricordarmi di roba Disney della PlayStation 1 in questo display. Quest'arma qua comunque è geniale. Che l'hai ideata, è estremamente intelligente, ancora così semplice, così utile. Vediamo qua. Andiamo, ma tutto la piatta sono. Pezzo di me! Ma sei una cacca che cammina! Ma sembra una merda che cammina. Lì c'è una telecamerina. Dobbiamo filmare la scimmietta del cazzo, che è lì solitaria, che guarda il vuoto perché è rincoglionita. Filmiamo. Ah no, invece no, da filmare quello che scala. Mi sono dimenticato ancora la mia attrezzatura. No, la mia ancora di salvezza. Mi sono l'attrezzatura. Viva! Utilissima, roba utilissima. Ah, meno male. A quella simpatica scimmietta la catturiamo col cowboy. Ecco fatto. Okichi. Non è male come nome, eh. Certo, se fosse pronunciabile dalle persone anche. Perché non posso sparare da qua? Ma che palle. Vabbè, scaliamo, va. Guardate come si muove. Questa qua è la versione. È la versione giapponese di Lucky Luke. E sapete le piacenti giapponesi dei cowboy? Che per dire, sono una presentazione, diciamo, eroica abbastanza propagandistica per quanto mi riguarda, perché cioè, non è che fossero proprio buoni gli americani in quel periodo lì, eh. Gli americani, cazzo, dico, erano invasori che cacciavano via i nativi americani, insomma. Un esploratore di meno, Indiana Jones. Madonna, ma che nome di merda gli è andato? Non riesco a. Non so se è una citazione o no, perché non si capisce nulla. Cicirone, che cazzo è? Mettetevi. Potevamo inventarci qualcosina, cioè inventare qualcosa all'inizio. Inventarci qualcosa in tutti i livelli, no? Cioè a livello di gameplay sto dopo qua è veramente figo. Inutile dire. L'ovvietà. Non usare spararmi con i tuoi missili, pezzo di merda. Troppo gentile. Voglio il biscotto, grazie. Comunque, ho visto che un sacco di gente, no? Ha giocato solamente per Escape 1. È un peccato, perché anche gli altri sono belli, cioè. L'uno, diciamo, che ha avuto la fortuna di essere giocato da molti, anche per il fatto che fosse un gioco che davano assieme al controller analogico. Ovviamente c'è gente che era più propensa a prenderlo. Pezzo di merda. Ho capito che devo prendere quella pionda, va. Dove sei, simpatico amico? Babuin. Dai, non mi sono diventato molto più brutti. All'inizio erano molto più belli. Non mi ricordo se per Skype 1 avevano questi nomi qua o no. Mi ricordo che c'erano Cartman, Kyle, Stan, eccetera. Però non mi ricordo gli altri nomi. Cioè, mi ricordo perché ce l'ho letto su un sito, non perché. L'ho detto su Digino Gaming, che per dire è un sito che è abbastanza bellino sulle curiosità così. Ma non ne vado matto, perché a volte dicono cazzate, perché molto spesso sono seguono delle fonti che non sono proprio veritiere. A volte dicono cose giuste, a volte dicono un po' delle fesserie, perché spesso non sanno di alcune cose. E quindi tirano fuori delle informazioni fasulle. E può succedere, non dico che debbano essere perfetti, però. Però visto che sono un sito tanto noto in America, ci starebbe bene un pochino più di controllo, semplicemente. Ok.
Cioè, posso fare il grazing. Cazzo. Merda. Bastardi schifosi. Aiuto. Tu. Non usate voi scimmie a contrastare me, che sono un cowboy. Poi mi metterò anche a usare il ninja. Talpun. Cosa combini? Cioè, questo si chiama Indiana Jones con... Interrompi il display. Cameo. Cos'è il nome di un... Cos'è un gelato? Esplodi per favore. Ma ce l'hai messo un po', eh? Tempo. Ah sì, ho capito. No, invece se non c'è Indiana Jones in questo livello qua, un cazzo. Oh minchia, lupo. Devo beccarlo in volo. Fatti colpire, bastardo. Un ufo. Ufo a molla. Che cazzo, perché ci sono i cuoricini? Cosa c'entra? Sei innamorato dell'ufo. Ora prendiamo tutta sta bella robina che non è che ci sarà più di tanto, ma la prendo lo stesso. Ok, qui c'è il coso dell'oroscopo. E niente, non è che mi piace particolarmente l'oroscopo, però qua fanno tipo una roba sugli oroscopi qua. E cioè, ogni scimmia ha il suo segno, cazzate là. Io sono Sagittario, cioè non so quale sia Sagittario, però non penso che sia questo. Ma che cazzo me ne fotte. Deve andare? E se tipo volete vedere anche l'oroscopo delle scimmie lì, quella roba lì, va bene anche. Vedi, è un'idea simpatica. Però l'oroscopo in sé è una cosa tristissima, secondo me. Penso che... Vabbè, ci può stare perché hanno tradizioni così. Mette in un gioco per simpatia, però lì quelli che lo fanno in televisione è semplicemente una truffa. Più che una truffa, diciamo, è un modo per fregare la gente. Non mi è mai piaciuto l'oroscopo in sé, è proprio una tradizione un po' bruttina, secondo me. Vabbè, c'è anche gente tipo che... essendo diciamo debole di come di di forza e volontà, lo prende anche sul serio, ma poi ci mette l'anima nel capire le somiglianze, cazzate varie, cioè, ma no, che roba brutta, che ok. John, ovviamente, se voi credete nel nostro così, non offendetevi, la mia è solo un'opinione, eh. Non dovete fare... Cazzo, è Evoco Satana da qua? Ah no, Evoco Satana si spingo anche quell'altro. Evochiamo Satana! Comunque la viene fuori? Ah, vado nell'isola del cielo, anche nei pescai puno c'era sta cosa, mi sembra. Vado nel cielo? Sì. Ma c'è un tizio con le ali. Pezzo di merda. Vieni qua. C'è paura di venire catturato da me. Hai usato contro attaccarmi, angioletto? Ne hai fatti i conti con cowboy. Talbin. Poi che altro c'è di bello? C'è scimmia qua in alto. Maledetta troia. Scimmia puttana. Vieni qua. Smetti di scimmiottare, battuta strausata in ste cazzate. Ti prego, smetti di scimmiottare. Vabbè, basta. Annulliamo, ti ho detto bene. Non ti incazzo, solo mi hai colpito col bastone. Stai calma. Fammi cario che è sto scimmia. Guarda quante mongoloide. Questo qua è la prima bastonata e lei non può raggiungermi. Sfigata. Minchia, sono andato dietro. Occhi shim. Vabbè. I giochi di parola diventano sempre più imbarazzanti, sinceramente.
Erano partiti benino, ma poi sono proprio, stanno proprio scendendo piano piano. Un livello simile c'è anche in Pescape 1 comunque, l'ho già detto ma lo ripeto perché. Perché adesso mi è venuto in mente meglio il livello. Nel periodo in cui uscito il Pescape 1 andava di moda le cose sui viaggi nel tempo. C'è un sacco di giochi in quel periodo che usavano i viaggi nel tempo. Era un tema molto ricercato probabilmente. Ok, andiamo su. Merda. Saliamo sul palo del mondo. Ok. Allora qua c'è stavo alle stelle, ci sono dei pulsanti che devo premere per ottenere qualcosa, giusto? Vediamo. Io ottengo la scimmia. Camino. Boh, non so cosa voglio dire un camino, però vabbè. Cosa ho ottenuto? Una scimmia in gabbia. Ah no, è la scimmia, cos'è un... come si chiamano i cosi di... I centauri, ecco, grazie per avermi risposto gioco. E un centauro dentro a una gabbia. Ok. Alla grande. Ah, ho capito, non è cosa quel tipo... sono i canali che parlano dell'oroscopo lì. Che li guardi e dico, l'oroscopo di oggi è che devi comprare molta frutta perché sennò ti viene il diabete. Non lo so, queste cose qua. Con Paolo Fox che dirà le solite robe che dice Paolo Fox, cioè oggi dovete fare questo, oggi dovete fare quell'altro, perché sennò non lo so. Fate molti acquisti, disse, per far contento il suo cugino che lavora, non lo so, in qualche posto, in un supermercato. Pezzo di merda. Guarda che bastardo. Tu devi stare fermo. Dove cazzo sei andata? No, tu sei proprio una puttana, scimmia, c'è una scimmia del cazzo. Dove sei? Non ti pareva, stupida scimmia. Io poi ti becco, eh. Scimmichiede. E direi che possiamo finire la parte qua, anche perché è durata 18 minuti. Bel po', eh. Direi sono dei filmati, non dovrebbe esserci. 18 minuti filati, così senza bloccarsi, poi prima non si è filmato, proprio in quel momento da bloccarsi, ma affanculo programma di merda.